è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara, è una gara che non, diciamo, non sembra equa. Penso che atleti che hanno diciamo caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili, e non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi pari.